Amiche e amici, bentornati, puntata del venerdì, quinta puntata qui a Giubiasco, Bellinzona, La Turetta, con la dolcissima e bravissima e veramente eccezionale padrona di casa, giusto? Forse non tutti mi reputano così, però cerco di fare del mio meglio. Questo è quello che abbiamo visto noi, che trasmettiamo naturalmente al nostro pubblico a casa e invitiamo naturalmente a venirti a trovare, venire a trovare te, tutto il tuo staff. Per questo posto che veramente vale la pena, ma abbiamo fatto vedere tante cose, abbiamo raccontato un po' di storie, la riassumiamo. Sì, la casa è una casa antica del 1644, è diventato hotel. Un progetto fatto da mio marito, un sogno che avevo, che abbiamo poi realizzato, un albergo con 31 stanze e diversi spazi della ristorazione, un'ottima cucina. Questo in breve quello che abbiamo fatto. Quindi avete visto nel corso della settimana anche tutta l'opera di rivedere, insomma, tutte queste scoperte, no? Andando a restaurare, andando a riqualificare questo spazio, avete scoperto, insomma, degli affreschi che sono stati poi riproposti, li abbiamo visti nel corso della settimana. Luogo ideale anche per matrimoni, cerimonie, eventi, assemblee, riunioni, congressi, proiezioni, ma ci troviamo in una piazza recentemente riqualificata qui a Giubiasco. Sì, la piazza Grande di Giubiasco, che casualmente ha le stesse dimensioni di Piazza Grande di Locarno, e di per sé è una lunga storia, perché è stata una piazza dedicata al mercato del bestiame. C'erano migliaia e migliaia di mucche, capre e quant'altro che venivano vendute qua, perché una volta il traffico non andava solo da nord a sud, ma anche da est a ovest. C'era la Val Morobbia che portava attraverso il San Jorge, la dogana di Carena, si arrivava a Dongo. Quindi questa piazza ha veramente storia, solo che negli ultimi anni è stato un cantiere. In effetti l'abbiamo un pochettino sofferto, però finalmente quest'anno, specialmente questa parte qua in alto della piazza, con la fontana e i bellissimi spazi che sono fuori, è diventato un posto veramente meraviglioso che invita a prendere degli aperitivi a tutti. Quindi oggi vedremo gli aperitivi. Oggi è venerdì, quindi questa sera, vista la puntata, con calma dopo il pomeriggio potete venire a farvi un giro, fare un aperitivo, mangiare, cenare, perché no? Poi eventualmente, se uno non ce l'ha fa tornare indietro, può anche pernottare, perché 31 cane, immagino qualcosa ci sia, giusto? Sì, ogni tanto sì, però è sempre meglio riservare prima, però. Perfetto. E allora noi adesso andiamo direttamente con il super barman, avete detto, giusto? Lo è, ma Ridimensionale. non lo diciamo troppo forte. Si chiama Manuel Bene, ed allora. è la sua passione. E allora andiamo a scoprire con Manuel quali sono i cocktail e gli aperitivi che ha scelto per noi oggi. Ed eccoci qui dal maestro Manuel. Ciao Manuel. Buonasera Michele, buonasera a tutti. Quali sono i cocktail che hai scelto per questa puntata? Allora, questa sera ho scelto tre cocktail. Partiamo dal Apple Sour. Come tutti voi conoscete, c'è l'Aperol Spritz di moda negli ultimi anni. Io l'ho revisionato con un Apple Sour, appunto. Quindi cambiamo il colore e cambiamo questo sapore un po' più aspro. Poi passiamo a un grande classico che è il Manhattan, che nasce a New York. Siamo circa a fine dell'Ottocento. Diciamo un cocktail maschio. Abbiamo il nostro whisky, il secco, il vermouth, il dolce con una punta di angostura che dà un po' più di carattere. E poi passiamo al Jamaica Fever, che è il mio cavallo di battaglia, un cocktail che amo, dove andiamo a incrociare rum con cognac e succhi tropicali quanto il fruit passion e l'ananas. Ecco, qua andiamo a fare comporre semplicemente un classico spritz. Al posto di metterla, però mettiamo il nostro Apple Sour. E prende appunto questo colore, diciamo, verde. Poi la guarnizione va sempre un po' a quello che Creatività. la creatività o quello che la frutta fresca che abbiamo, diciamo, in cucina ci viene data. Non abbiamo solo questo qui alla Tureta, ma abbiamo anche il passion spritz, che è il frutto della passione, stessa cosa, Stessa diciamo, procedura. stessa procedura semplicemente. Perfetto, il primo è andato. Adesso È il passiamo primo a vedere andato. all'opera Manuel per il Manhattan.
andiamo a mettere circa 5 parti del nostro whisky. In questo caso stiamo usando un Jack Daniel, per stare un po' sul classico. La parte che arrotonda un pochettino il nostro drink, il nostro vermouth rosso. E poi finiamo il tutto con qualche goccia di angostura. Con l'ultima, diciamo, immancabile, il Manhattan, come tu ben sai, la nostra ciliegia. Eccola lì. Voilà. Perfetto. E siamo col secondo drink. Poi passiamo al terzo. Prendiamo il nostro Boston Shaker e andiamo a mettere i nostri ingredienti. Allora, partiamo dal nostro rum. Si parte solitamente dal dosaggio base alcolico, per poi sfumare con, in questo caso mettiamo i nostri 4 cl di rum. Andiamo a dimezzare col cognac, quindi circa 2 cl. Un po' di succo d'ananas. Mezzo lime spremuto fresco. Poi abbiamo dell'albume, che tante persone non sanno che ci va nei cocktail. L'albume serve per rendere schiumoso il cocktail, non altera l'odore né il sapore. Serve semplicemente per dare schiumosità. Quando si vede un cocktail schiumoso è proprio perché c'è l'albume. Poi mettiamo il nostro elemento dolce, in questo caso uno sciroppo di fruit passion. E poi ci sbizzarriamo con tutta la frutta fresca che possiamo mettere. Sono sempre così i cocktail, non è che non è cambia, per la finzione, non è per la finzione, ma solitamente sono sempre così. Poi magari non c'è sempre il fruit passion o quant'altro, ma relativamente parlando sono sempre così. Molto. E poi curante la nostra cannuccia ecologica in carta. Direi che i nostri 3 cocktail sono pronti. Ed eccoci, abbiamo visto la preparazione di questi 3 cocktail e abbiamo visto adesso li berranno. Hai visto che roba che... Sono parecchio viziate questa settimana le nostre ragazze. Sono contente delle riprese, insomma. Potete tornare altre volte. Però è anche un bel momento per loro, penso, poter fare una volta il cliente. Certo. Ed è anche importante percepire questa situazione. Assolutamente sì, io devo dire che ho notato la maestria di Manuel nel preparare, il vostro super barman, veramente super, perché ha preparato dei cocktail spettacolari. E chiediamo l'aiuto di nuovo a Davide, al sous chef, per sapere cosa poi viene buonasera accompagnato a questi... Buonasera. Esatto, allora questa sera abbiamo dato più importanza all'aspetto aria che accennava prima la signora Doninelli nella puntata precedente in cantina, e ho creato delle chips di patata dolce. Quindi abbiamo un contrasto salato dolce, molto, uno stuzzichino molto simpatico che si può mangiare ad accompagnamento a qualsiasi cosa, dalla classica birrettina o spritz o a dei cocktail un po' più ricercati come il nostro barman Manuel ha preparato. Poi abbiamo una crudité di verdure con una paglietta di porro, il tutto condito con un filo d'olio e un filo di sale, aromatizzato con dell'origano. Poi abbiamo visto la stagione del cavolo rosso che viene brasato, viene frullato con della gazzosa ticinese per dargli un gusto più frizzante, più simpatico. E poi abbiamo una crema cotta al parmigiano, molto semplice, che però è sfiziosa, sono comunque degli accompagnamenti che durante un aperitivo aiutano anche a arrivare verso la cena, quindi cose diverse, cose che aumentano l'appetito, diciamo, e sono un ottimo accompagnamento ai cocktail di Manuel, che sono strepitosi. Perfetto, grazie mille Davide, grazie, a lei. Grazie ancora. Buona serata. E noi andiamo a chiudere questa settimana strepitosa qui a Bellinzona, Giubiasco, all'hotel ristorante La Turetta, con Bettina Doninelli, che è la padrona di casa eccezionale, che però prima mi dicevi, volevo sottolineare una cosa importante. Sì, volevo ecco, con mio marito abbiamo creato lo stabile e sicuramente siamo stati molto molto fortunati sotto molti aspetti di ciò che abbiamo trovato e di quello che ha potuto diventare. Però per far diventare quello che siamo, l'hotel, come dice, e il ristorante, il bar, ci vogliono le persone che ci lavorano, che la caratterizzano, che portano le loro passioni, la loro iniziativa, la loro tanta volontà di fare e le competenze professionali. Effettivamente è una parte fondamentale, giusto? Per la buona riuscita. Sì,
Pochettino mio credo è di creare un team che collabora insieme, si criticano, si aiutano, crescono insieme, però stando bene tra di loro, io non devo mai dire a nessuno tu devi sorridere al cliente, perché essendo contenti già lo fanno e il cliente lo sente. Perfetto, una bellissima filosofia, devo dirti, si respira questa cosa, è vera, la si percepisce e vi invitiamo a percepirla direttamente se non credete alle mie parole. Intanto qui l'alcol sta facendo la sua parte perché le ragazze, noi stiamo registrando e se la chiacchierano come tranquillamente, quello che dicevi, in allegria, in armonia, e io devo... Sì, devo contraddire, no. Loro sono così anche senza. Ah, siete sempre così, ah bene, bene, è un bel da fare allora. Sì. Ma poi si dice sempre delle ragazze, ma... Ma i ragazzi non stanno indietro neanche. Ma no. Perfetto. Quindi un ambiente, come avete potuto vedere, giovane, professionale, preparato e chiaramente stimato dai clienti, perché poi il cliente apprezza questa cosa. Ci dicono che siamo arrivati al termine di questa settimana, vorremmo non finisse mai, perché è veramente molto bello stare qui. L'ultimissima curiosità che ti chiedo, perché l'abbiamo nominata prima, l'acqua di Giubiasco. L'acqua di Giubiasco è probabilmente una delle migliori acque del Ticino, fa una lunghissima strada dall'Adula a Riva. E noi appunto la serviamo, evitiamo così anche i trasporti di bottiglie in strada e quant'altro. Ovviamente viene erogato, preparato tramite un'apparecchiatura che filtra, che fa tutto ciò che fa probabilmente, che viene fatto in un posto dove vengono imbottigliate acque minerali, e noi serviamo questa acqua sia gasata e non gasata. E i nostri clienti non chiedono mai altro perché veramente buona è. È buonissima, quindi l'acqua di Giubiasco. Chiudiamo così. Ricordiamo che naturalmente, se abbiamo stimolato la vostra curiosità, potete rivedere le puntate, tutte le puntate in versione on demand, mentre invece se volete curiosare sul sito, il sito internet è www.laturetta.ch. Facile, facile, facile. Grazie ancora a Bettina Doninelli, a tutto il tuo staff e all'hotel ristorante La Turetta. Grazie. Grazie mille. E grazie, alla prossima. Michele, vi aspettiamo. Ciao.